Buongiorno a tutti, ringrazio l'ISPRA, l'agenzia che mi ha dato questa opportunità, questa giornata così importante di istituzione del Popolo. Chiedo gentilmente ai colleghi che mi seguiranno questa tavola rotonda di accomodarsi al tavolo, Silvia Vignani, Filippo Delle Chiane, Carlo Picciacuoco, Lisa Carinani e Enrico Frattini all'insieme. Avrò il piacere di presentarvi singolarmente i singoli relatori. Questa giornata nuovamente ci ripropone un grande tema, e partendo dallo straordinario lavoro fatto dall'ISPRA, da Michele Minofò sul rapporto sul consumo di suolo, ci consente di rimettere al centro della discussione, ringrazio anche il sindaco Tutto che ci ha dato una serie di spunti molto interessanti sul tema del futuro delle città, il futuro delle città che è il futuro del nostro paese, così come le altre capitali europee giocano la loro competizione internazionale sul tema delle infrastrutture, sul mix demografico, sui piani di resilienza. Ecco, oggi parliamo di consumo di suolo, di contrasto al consumo di suolo e di spreco. Ho apprezzato molto quanto detto dal Ministro stamattina sulla necessità di eliminare lo spreco, di trovare effettivamente e concretamente tutte quelle misure utili per ridurre e contrastare il consumo di suolo, perché sulle strategie del trattamento dei cambiamenti climatici si gioca la sfida del futuro del nostro del territorio fragile italiano e delle città. E su questo le capitali europee giocano la loro competizione, non soltanto attuale, ma giocano la loro competizione traguardando al 2030-2050 il loro futuro. E noi dobbiamo cominciare a far questo. Parto dallo spunto, dal ragionamento che faceva il sindaco. Abbiamo un problema sicuramente di semplificazione delle procedure, di certezza dei tempi, perché credo che non si possa ragionare di contrasto al consumo di suolo senza vedere l'altra faccia della medaglia, che è il tema della rigenerazione, del riuso, della riconversione delle aree dismesse, piuttosto che delle aree da bonificare, come giustamente il direttore generale dell'ISPRA, Alessandro Bravo, citava stamattina. E allora, se contrasto al consumo di suolo e rigenerazione urbana sono due facce della stessa medaglia, credo che non si possa fare a meno di ragionare in termini di unicità di strumento normativo. Utilizzo il termine strumento non a caso, perché o cominciamo a pensare che le leggi servono per fare, in questo caso per fare una città nuova, più di qualità, oppure continuiamo ad affastellare provvedimenti normativi. Allora, sicuramente noi oggi abbiamo, questo poi i nostri ospiti ci vorranno il loro punto di vista, in particolare lo chiedo al presidente De Vino e a Filippo Delle Chiane dell'ANCE. Ci sono degli strumenti, li citava il sindaco Fiuto, ma ci sono degli strumenti per consentire effettivamente e concretamente agli amministratori locali di porre in essere politiche di rigenerazione? Sì, molte città lo fanno. L'altra questione riguarda il fatto che è necessario
quadro costituzionale invariato che le regioni abbiano un ruolo protagonista insieme ai sindaci in questa partita. Perché se non parliamo di governo del territorio, io aggiungo di buon governo del territorio, quindi di un provvedimento legislativo che consenta di porre in essere meccanismi di governo del territorio, utili affinché si raggiunga l'obiettivo. E l'obiettivo, ad esempio nella PDL 63, è chiaro, basta con il fondo, che non vuol dire porre divieti, significa trovare gli strumenti per rendere vivibile, per rendere gli spazi pubblici più accessibili, riqualificati, eccetera. Allora oggi il tema è da una parte istituzionale, dall'altro gli strumenti. E come si attuano queste politiche, queste strategie? C'è un livello tecnico e c'è un livello economico-finanziario. Ecco, io chiederei ai miei primi due interlocutori, a Silvia e a Filippo, delle piani di ragionare su questi due primi aspetti. Ecco, come vorresti? Grazie, grazie, buon pomeriggio. Anche io ringrazio il sindaco Pinto, non solo perché ha portato il punto di vista dell'ANCI, che è necessario se vogliamo raggiungere i risultati di cui stiamo parlando da questa mattina, ma perché l'ha portato con molta chiarezza in chiave di responsabilità del progetto e perché ha parlato di diritti in un modo molto diverso da quello di cui si sentiva parlare questa mattina. Questa mattina si parlava di diritti che si commerciano tramite il piano di regola. E quindi di ricerca delle soluzioni per questi diritti tutelarli o viceversa in qualche modo andare a modificarli. Invece lui ci porta su un piano fondamentale che è quello dei diritti all'umanità, a quel decoro delle relazioni tra le persone che passa attraverso la qualità degli spazi fisici. Prima di tutto, soprattutto oggi che lavoriamo su forme urbane che sono consolidate, soprattutto attraverso gli spazi fisici nei quali le relazioni tra le persone fisiche e non fisiche, relazioni che ormai sappiamo tessono una rete continua, soprattutto attraverso quegli spazi che in parte si dicono residuali e in parte abbiamo trascontati e che comunque costruiscono la città di tutti. La città di tutti è quella da cui la città si muove per risanarsi, quella dove ci si muove, dove ci si incontra, dove ci si sposta, dove si soddisfano i bisogni e le modalità sostenibili che tutti auspichiamo. Allora, se questo è il quadro, io la dico così, comincio da qui. Certamente lo ricordava il sindaco Pinto, abbiamo una cassetta dei vecchi, decisamente vecchia. Quindi dobbiamo avere il coraggio di buttare gli attrezzi che non ci servono più e di inventarne di nuovi, senza perdere quel portato di valori culturali, politici, sociali che hanno retto l'invenzione comunque della prima cassetta degli attrezzi. Perché molto di ciò che non ci piace, che è stato ricordato da Mario Filippo, deriva anche dal cattivo uso di quella prima cassetta degli attrezzi. Dobbiamo fare un esempio per tutti, gli standard hanno sempre garantito diritti. Poi a un certo punto sono diventati una tabellina su una carta o qualche spelacchiata erba lungo le strade o semplicemente un modo per scambiare moneta tra un pubblico sempre più povero e un privato che non era chiamato a portare il suo apporto qualitativo alla città. Allora, in questo quadro per cambiare la cassetta degli attrezzi bisogna anche dirsi che per tutelare quei diritti
uguali per tutti nei diversi contesti, c'è l'azione pubblica che si può già usare e che pur nel rispetto dei singoli, rispetto anche della proprietà privata, riesce a tutelare l'interesse generale. E si chiama urbanistica, si chiama buon governo della città. Noi dobbiamo tornare a investire sull'azione urbanistica, sull'azione di governo della città, perché senza regole, immagino che lo sentiremo, non si riesce nemmeno a fare un ponte economico, non un ponte finanziario, un ponte economico, non altro. E a me sembra che, se questo è vero, si debba anche tornare a dare a questa azione di governo della città, che si esprime tanti strumenti urbanistici, tutti da rinnovare, quella potestà e quel potere di discrezionalità che è l'unico che può essere riconosciuto e che sta in capo a un programma che quella società si è data, che quella comunità si è data e che ha bisogno di assunzione di responsabilità, che non può promanare da leggi. Noi non possiamo sperare che le leggi ci comprano rispetto a questo esercizio di responsabilità. Ma mi sembra, se questo è vero, che noi abbiamo bisogno non di inventare ancora, ma di togliere, di fare un po' di pulizia. Noi abbiamo tante norme, tanti piani, tante regole, tante leggi, tanto che abbiamo perduto la capacità di parlarci con un linguaggio comune. Eppure, se è vero quello che ho appena detto, se l'urbanistica si occupa degli spazi nei quali noi incrociamo le nostre relazioni principali, quelle che ci rendono esseri normali, ebbene, se questo è vero, allora tutta questa massa di regole, di piani, di vincoli, di programmi che è in capo al soggetto pubblico ha bisogno di coesione, di pulizia e di semplicità, forse proprio di semplificazione che arriva ogni volta produce qualche regola nuova. La semplicità è un linguaggio comune, un ritornare a usare lo stesso linguaggio. Noi indubbiamente abbiamo un'urbanistica ormai consolidata nel sistema regionale, nessuno di voi pensa di voler togliere autonomie locali o tornare indietro rispetto a una struttura che ha ormai la sua storia, si è storicizzata, la rispettiamo, però non è più possibile che si utilizzino linguaggi diversi che portano a regole diverse, e permettetemi di dire così, che poi ci portano nelle aule dei tribunali, perché c'è anche questo da dire. L'urbanistica molto spesso, in virtù di questa confusione linguistica, di questa incertezza, ci porta a dare ragione dell'operato di fronte all'amministrazione penale. A me sembra che questo ritorno a un linguaggio comune, alla possibilità di intendersi, si debbano fare alcuni passi. Uno lo abbiamo capito anche oggi, una condivisione dei dati. Il secondo è un coordinamento tra la programmazione e la pianificazione urbanistica territoriale. Pensate come tutto il sistema della coesione territoriale poco dialoga con il sistema della pianificazione urbanistica e territoriale, e questo crea qualche problema poi anche nell'utilizzo delle risorse che sono messe a disposizione. Tre, una revisione degli strumenti, l'abbiamo capito anche questa mattina, per esempio il modello della pianificazione, l'amministrazione comunale non può avere questa regola di piani da fare. E noi pensiamo che sia necessaria proprio per mettere l'ambiente al centro, come è stato detto oggi, potremmo dire il paesaggio, potremmo dire l'uomo. Abbiamo bisogno di una pianificazione territoriale strutturale di area vasta, in cui mettiamo a posto una volta per tutte ciò che non possiamo più negoziare, per esempio quelle aree fragili su cui si continua a consumare il buon suolo. Se si consuma il nuovo suolo in un'area fragile, pericolosa, vuol dire che stiamo aumentando il rischio perché ci portiamo le persone. Tre, una pianificazione operativa che diventa progetto di città, progettazione
urbanistica, con un investimento sulle capacità progettuali e sulle capacità di spesa dell'amministrazione pubblica. Concludo con due questioni che mi sembrano fondamentali. Noi abbiamo bisogno di ripianificare, quindi abbiamo bisogno di togliere zavorra. Ciò che è rimasto inattuato dentro i piani va tolto. Si può togliere, si può modificare, si può spostare, si può trasformare, si può rimodulare solo in modo, ripianificando e motivando. E l'altra è, questo è uno strumento tecnico che manda da tempo, la equiparazione della decadenza delle previsioni pubbliche di quelle private, perché continuiamo a impoverire solamente la città pubblica, che tra l'altro quando è generata produce un aumento di valore che serve anche all'investimento privato. Bene. È stato richiamato, state siglando un protocollo di intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni. La rigenerazione si può fare, ha bisogno di leva fiscale, ha bisogno di misure economiche e finanziarie che consentano strategicamente di accedere alle potenzialità, sempre comunque nell'interesse del bene collettivo. E qui c'è il tema forte del ruolo dell'amministrazione comunale, del ruolo del pubblico e di chi lavora, amministra nell'interesse dei cittadini. Sì, buon pomeriggio. Sì, non è da oggi che collaboriamo, con ANCI il rapporto va avanti da tempo. Sono molto d'accordo con quanto detto dal sindaco in tutto questo oggi, poi sono sempre un po' preoccupato per le endorsement dei costruttori, spesso sta violando il beneficio di istituti che corrono, quindi lo dico alla salvazione a parte di scherzi. Ho apprezzato molto la concretezza del ragionamento, ma soprattutto l'approccio al ragionamento, cioè per uscire dal grosso rischio di ideologizzazione che si ha parlando di tema consumo del suolo. Sì, è evidente che la rigenerazione urbana si possa fare, però dobbiamo domandarci perché, nella misura in cui siamo tutti d'accordo sul fatto che si possa fare e anche che si debba fare, poi nei fatti non si faccia. Giornate come quella di oggi sono utili perché ci troviamo di fronte a uno strumento che è questo osservatorio, che sono questi dati che ci consentono di oggettivizzare il problema e ci fanno partire da un punto. Cioè ci diciamo che la strada da percorrere è assolutamente un'altra, i dati però ci confermano niente, perché in realtà non la stiamo percorrendo. E allora non la stiamo percorrendo per una serie di ragioni, sicuramente non per un motivo solo, anche perché persino la mia categoria ci scherzo un po' sopra, perché credo che ogni tanto bisogna anche sdrammatizzare i ruoli, si è convinta che la strada da percorrere sia quella del riuso della trasformazione, ce lo dicono i dati macro, che sono forse la demografia prima di tutti gli altri, cioè non c'è più una domanda di espansione e la domanda di qualità ormai è, per fortuna, e insisto nell'elemento per fortuna, è propria del mercato, quindi la direzione è evidente. Perché non riusciamo a prenderla? Perché ci muoviamo in un quadro normativo che non è ancora adeguato, come diceva Silvio Vignani, era è tutto vero a quelle che sono le nuove esigenze. E allora il problema è un problema connesso, perché abbiamo a che fare con l'assetto del territorio, insieme al dato vista sul consumo di suolo, e apprezzo molto la distinzione tra consumo e spreco, mi piacerebbe addirittura di definire un buon utilizzo che deve essere la direzione da prendere e uno spreco che deve essere la direzione da abbandonare, perché anche i termini sono importanti. Ora dico, a fianco a questo abbiamo un altro problema, abbiamo un problema per esempio dell'abbandono di tutte le zone dell'entroterra, del bosco diciamo così selvaggio che prende piede con velocità addirittura maggiore rispetto alla cemento, io vengo da una regione della Liguria dove questo problema lo sentiamo molto. Quindi abbiamo veramente da rimettere in discussione l'assetto di tutto il nostro territorio, un problema complesso che coinvolge il vivere e il non vivere quotidiano di tutte le persone. Quindi
Io cercherei, pur auspicando che si arrivi questa legislatura finalmente alla democrazia di legge condivisa, a non, perché questa mattina l'ho sentito, accettare una legge pur che sia, a non andare a dire abbiamo smarcato la legge sul consumo del suolo, che un'esigenza e una necessità lo abbiamo fatto. È una legge importante, riguarda il futuro di tutti noi e dobbiamo veramente condividere, dobbiamo essere certi di tirare fuori il miglior prodotto possibile. Quindi assolutamente cercare di uscire dall'ideologia pro o contro, ma di ragionare su cos'è il consumo, cos'è l'utilizzo. Davvero il sindaco credo che l'abbia inquadrato bene, perché poi alla fine c'è molto del nostro vivere quotidiano nell'utilizzare il suolo. E allora cosa serve? Beh, servono tante cose, serve tutto quanto le consigli lineari, serve un veneto, uno strumento di nuovi di zecca che devono essere adatti in un paese che si può trasformare e che non ha più bisogno di crescere, senz'altro sì. Abbiamo però anche bisogno che quando ci diciamo, o quando ci viene detto, perché poi in questo caso si comincia a deve recitare il proprio ruolo in Romania, quando ci viene detto dal regolatore che la scelta è stata fatta e che la direzione è quella, poi bisogna anche gli strumenti di incentivazione che ci viene dovrebbe avere. Perché oggi noi scontiamo una fiscalità del tutto punitiva nei confronti della sostituzione, cioè della demolizione e ricostruzione, che salvo le grandi operazioni di rigenerazione urbana, che sono assolutamente dominio di pochissimi investitori, invece la rigenerazione e la sostituzione puntuale, visto il tessuto delle imprese che è proprio del paese, è il nostro campo da gioco, quindi forse è quello su cui dobbiamo concentrarci di più. Ecco lì, noi vediamo ancora un sistema di regole che premia in assoluto di chi ristruttura, proponendo a questo punto ristrutturazioni di edifici che non avrebbero proprio la logica, perché sono energivori fatiscenti, di nessun valore architettonico, dove la qualità della vita che si può dare al cliente resterà comunque bassa a prescindere dal percorso, perché tutto è in protezione. E allora poche cose, ma chiare, andare a premiare la sostituzione e tra virgolette punire la ristrutturazione, ovviamente eliminando da questo ragionamento tutto quello che ha in quello di questo valore architettonico, andare a ragionare di oneri di urbanizzazione solo in presenza di un aumento del carico urbanistico, quindi di non fare pagare due volte oneri che sono già stati pagati, andare a definire quelle che sono, diciamo, le caratteristiche che possono far individuare un intervento come un intervento di rigenerazione, quindi un certo tipo di efficienza energetica, un certo tipo di sicurezza sismica, e in quei casi togliere corbetti francamente utili come contributo straordinario, cioè andare a dimostrare che lo Stato veramente crede che nell'ottica del benessere di tutti i cittadini la direzione dovrebbe essere quella. Quindi ci sono cose da fare, cose da fare anche velocemente. Permettetemi di chiudere con un piccolo punto che però si può vedere in un principio. Questa mattina l'onorevole Braga, con cui ho un rapporto derivante da tutto il lavoro fatto nel seguire sul disegno di legge nella scorsa legislatura e della quale ho grande stima, è una cosa efficace che fa sorridere ma che non posso condividere. Cioè lei dice, solo i diamanti sono per sempre, i titoli e i diritti, cioè o meglio, le previsioni degli strumenti non possono essere tutto buone. Vero, però attenzione, perché la gestione del transitorio di questo disegno di legge è straordinaria nella sua importanza, non soltanto per l'aspetto fiscale di chi ha pagato tasse su un terreno che è considerato edificabile, che può a quel punto fare ricorso per vedere riconosciuti i propri diritti, qui ci stiamo giocando qualcosa di molto più importante, la credibilità come sistema paese. Io che ho a che fare con investitori internazionali mi sento dire che lo sviluppo non lo prendono in considerazione perché non accettano il rischio urbanistico e non lo accettano perché in questo paese non sono sicuri dell'esito né della durata. Questo non ce lo possiamo più permettere se vogliamo essere un paese che oltre a investire in un utilizzo del suolo che sia compatibile con le esigenze di oggi, vuole essere anche un paese moderno che aggancia al resto dell'Europa. Perché gli investitori guardano solo al centro di Milano? Perché in un certo tipo si trasforma l'esistente o si compra oggetti che hanno già una destinazione. Ecco, mi piacerebbe poter vivere in un paese dove le regole sono state condivise, ma una volta condivise sono chiare e su queste regole io posso investire, posso dire a chi viene da fuori che anche lui può farlo, perché il quadro non cambierà se non delle modifiche che nel tempo sono naturali. Ma l'incertezza totale credo che un sistema paese non la si possa più accettare. Grazie.
penso che l'obiettivo è chiarissimo, non sembra condiviso da parte diciamo, degli schieramenti politici, delle posizioni partitiche, eccetera. L'obiettivo è chiaro, contrasto al consumo di suolo, riduzione dello spreco, ed è tutto evidente che facendo tesoro di tutta la discussione che c'è stata, ma ormai discussioni anche decennali riguardo qui Luisa Carimani sul tema della sostenibilità del territorio, eccetera, è chiaro che sull'attuazione di politiche di contrasto al consumo di suolo il tema, i nodi ci sono però affrontati con anche con grande equilibrio. Uno di questi sicuramente è il transitorio, però è vero anche che non si può pensare che ci sia un regime transitorio infinito per sempre, questo è tutto evidente. Ma io farei una domanda a Luisa Carimani, anzi l'onorevole Carimani, urbanista: perché si continua a costruire nelle città, visto che, come diceva il nostro vicepresidente dell'ANCE, ormai anche le forze imprenditoriali vanno verso la direzione della riqualificazione, dell'edilizia di qualità, dell'efficientamento energetico? Perché in realtà si continua ancora a costruire? Innanzitutto, consentite veramente con un grande ringraziamento a Luisa per questo quadro impetuoso che ci ha dato dell'Italia e che spiega le conseguenze gravitanti e che vengono prodotte dal consumo di suolo e da lì sanno proseguire le azioni prodotte per l'uomo. Ringrazio per trovare Michele Franco e riuscito a tradurre i nomi e contenuti. Perché si costruisce ancora? Se il mercato è saturo, e se sappiamo che il turismo di suolo da tanto male, ancora la storia, la nostra salute, il nostro vivere, è la domanda che io mi sento fare non comporta attraverso un'iniziativa pubblica con cittadini normali che pongono questa domanda e che la vostra oggi anche lei magari dal ministro. Perché? La vera ragione del costruire non sta sempre e solo per soddisfare una domanda, un fabbisogno, ma se così fosse non ci sarebbe una forbice così aperta tra necessità di migliaia di milioni di famiglie che domandano una casa edilizia sociale in affitto e un mercato che invece offre delle case che poi abbiamo sentito sulla comunità che rimangono buone. Se ci fosse un investimento nell'edilizia sociale, ad esempio, queste migliaia di famiglie, milioni di famiglie, uscirebbero dalla fascia di povertà, dove nessuno se ne occupa. Allora, si costruisce anche perché serve la garanzia dei crediti, si costruisce anche perché ci sono 60 miliardi di all'anno per finanziare i proventi dei municipi che devono essere riciclati. Ma qual è il miglior posto se non l'edilizia? Anche se poi rimane vuota e invenduta, dallo scopo della loro immobiliare che è stata rimossa secondo me troppo rapidamente e comodamente e avrebbe imposto di affrontare un nuovo modello di sviluppo, abbiamo questo patrimonio invenduto che è una conseguenza ovvia direi. Ma quale ruolo hanno avuto le banche in questa vicenda? Io in due casi parlo, mi piace ricordare, raccontare perché non ho il tempo per poterlo fare, perché sono straordinariamente illustrativi da non capire.
gli investimenti sappiamo che ne avevano più questo settore immobiliare di possessività, non erano competitivi con nessun altro investimento, però adesso sono tornati abbastanza, non del tutto, e i prezzi hanno smesso di scendere, almeno ci dice l'Istra che poi in realtà si costruisce dove c'è una crescita economica. Quindi non è che non si sia costruito perché è cambiata la mentalità, non si è costruito perché aveva una crisi economica in atto. Se, non dubito quello che dice l'Istra, abbiamo che dove cresce l'economia, cresce il cimento. Quindi se noi desideriamo tutti che cresca l'economia, sappiamo che abbiamo questo cimento, almeno chi vorrebbe ridurre, non tanto il cimento, ma il consumo di suolo, non ha d'accordo. Le banche hanno avuto una grande responsabilità nel produrre il consumo di suolo. In operazioni speculative ad alto rischio, che hanno lasciato cantieri abbandonati, degrado, fallimento di imprese. Le sofferenze delle banche sono in gran parte dovute a pericolose operazioni che hanno danneggiato tutta l'economia del paese, l'economia, perché naturalmente se i finanziamenti, i risparmi delle imprese, i proventi, i profitti vanno tutti a finire nella rendita, naturalmente vanno a finire nell'innovazione, nella ricerca, nella conversione e neanche in opere utili. Quindi io vi leggo testualmente una frase del rapporto della Banca d'Italia. Nel trimestre 2016, sul totale dei finanziamenti concessi dalle primarie banche italiane non rimborsati dalle imprese, oltre il 40% delle sofferenze è legato al settore delle costruzioni. E poi continuano, le costruzioni pesano per oltre il 27% sui crediti deteriorati e per il 3 miliardi per il 15, quindi dal 42. Ma questo anche in presenza, è la cosa più interessante, è che i crediti bancari sono del 14% a questo settore. E l'inesigibilità dei prestiti arriva al 50%. Questa io la pongo come una riflessione che dovrebbe essere presa in considerazione. E poi vado ad un altro tema, sicuramente Patrizia, che riguarda un altro argomento, perché mi scuserete se sono di parlare in classe. Una questione che mi sta molto a cuore, come misurare il consumo di suolo, perché secondo me nelle leggi regionali e nazionali c'è una sovrapposizione nella definizione, la definizione dell'articolo 2, secondo me è l'articolo più importante della legge, perché io non lo trovo minimamente, non condivido minimamente la legge che è stata approvata dalla Camera, perché dà una definizione di suolo sbagliata. Suolo, il consumo di suolo è tutto, non quello è l'opera pubblica, sì, è l'opera pubblica, no, e io ci illuminazione sì oppure no, e hai interno il perimetro del centro edificato sì oppure no, no. La misura di suolo è una cosa asettica, si misura, quando, oppure viene convenzionato sì oppure no, vai in volo, devi misurare il suolo, c'è un piano che dice scusa, io sono convenzionato, per piacere non andare. Brava. Invece, il suolo si ritiene comunque di concedere come consumo anche con i limiti che la legge può dare. Perché se ritengo che l'ospedale sia utile, va fatto. Se ritengo che una strada sia giusta, si
un'altra opera che ricordo un'opera che è proprio di carattere quotidiano, ma vanno separate le due cose. La lettura tecnica della superficie impermeabilizzata avevano criteri di isolazione omogenei in tutto il paese. Non è possibile che regione per regione si dia una definizione di consumo di suolo diversa. Un governatore una volta mi ha detto: nella mia regione non avrò più un metro di suolo consumato. Perché? Perché le verde erano finite, perché il consumo di suolo nella sua legge comprendeva soltanto il suolo esterno al perimetro del consolidato. Lui comprendeva, quindi poteva consumare con il suo lavoro, ma è tutta la sicurezza. Poi cercarne il risultato che non ancora lui. Quindi io chiederei veramente, il rapporto ISPRA dell'anno scorso, a pagina 157, ancora non mi ricordo, che sono i 100. Dice che se fosse considerato consumo di suolo quello che la legge uscita dalla Camera individuava come tale, il 54% del suolo consumato secondo l'ISPRA non sarebbe stato considerato tale. Una brevissima, se mi concede per Felizia, un brevissimo accenno. Avevo solo un accenno. Due cose. Cosa fare? Uno, se i piani regolatori, i piani regolatori vengono realizzati così come sono, con le loro previsioni sovradimensionate, e un'ipotesia per vedere la limitazione della zona 2050. Allora, se la legge non dice con chiarezza che i comuni possono neutralizzare tutte le previsioni urbanistiche contenute nell'IRC che comportano consumo di suolo anche in presenza di strumenti urbanistici agglomerativi adottati e approvati ed eventualmente convenzionati, si sono da 3, 4, 5 anni fermi lì, come succede? Parlo. Abbiamo piani, 9 anni dopo decimo, non è possibile che per anni e anni manca di avere bloccato, è giusto, questo sono autonomo, se abbiamo pensato su questo. Secondo punto, una cosa, va rovesciato il modello urbanistico, bisogna partire dai fuochi. Sono i vuoti che devono essere della natura urbana, i vuoti che diventano gli elementi fondamentali di ogni pianificazione urbana e territoriale, sono i vuoti che catturano le anidride carbonica, alimentano le falde, forniscono l'ossigeno, costituiscono i luoghi di gioia, di socialità, la bellezza, il verde. Facciamo prima di tutto un piano dei vuoti, un piano organico che mette in risalto i vuoti ecologici, che faccia vivere una città sana e bella. Grazie. Grazie Ministro, è vero, sono i vuoti che forse tutti sono veramente una fama. Lui si ha messo il dito sulla piaga su due o tre questioni. Una è sicuramente quella della regina della storia, come dicevo, che ha introdotto questo tema che era, diciamo, il secondo pezzo del ragionamento che volevo fare, che rappresentante dell'ACE, sul tema del sistema creditizio e su che cosa vuol dire nel settore immobiliare, incentivi fiscali, settore creditizio e purtroppo la crisi economica che ha colpito pesantemente tutta l'economia, ma in particolare le istituzioni, perché non è vero che sia quella famosa dicotomia di cui oggi si è ragionato, a fronte di una gravissima crisi economica e nel mondo delle costruzioni, del settore immobiliare anche professionale, il consumo di suolo ha continuato a andare in senso. Perché
Ma innanzitutto mi piace partire da un punto che è un punto su cui concordo decisamente con l'onorevole Carinani, quando dice ragioniamo su criteri di tipo asettico che è l'oggettivo di consumo di suolo, deve essere calcolato in una maniera condivisa e deve essere tutto consumo di suolo, non c'è altro dubbio, perché se non partiamo da una base condivisa non avremo d'accordo bene. Tanto che la norma europea parla di bilancio zero entro il 2050, proprio perché dato 100, dato il consumo, posso decidere che un'infrastruttura di qualsiasi genere sia utile, ma posso decidere che all'interno del bilancio che io decido di fare il sistema paese, questo debba comportare l'aumento da qualche parte, la vendita e la realizzazione di qualche parte. Quindi alla fine dei conti è fondamentale che ci siano almeno alcune cose sulle quali parliamo tutti d'accordo. Falso, la norma è sbagliata. Adesso io non sentiamo il dito se la norma è giusta o sbagliata, probabilmente se ne può discutere non andiamo fuori strada, però che si parli di bilancio è andato. E così deve essere. Perché se non è un bilancio, allora a questo punto avremo una rigidità dalla quale non riusciremo a uscire. Detto questo è il mio pensiero, poi proprio non lo posso avere. Sistema delle banche, vero? Il sistema delle banche ha a un certo momento consentito un certo tipo di sviluppo che probabilmente ha creato fuori controllo, ha alimentato una bolla, non c'è un grande dubbio. È vero anche che probabilmente il sistema delle imprese se ne è giovato. Non credo francamente che sia particolarmente utile oggi individuare colpe e colpevoli. È successo, dobbiamo guardare cosa succede da domani in avanti. C'è una cosa però su cui vale la pena forse correlare. Tutta questa enormità di crediti usurati che sono tornati dietro le banche vengono a questo punto immessi sul mercato in maniera massiva e talvolta caotica, a valori fuori controllo, e questo può avere delle ripercussioni altrettanto pesanti sul mercato finale. Anche qui, come anzi lo diciamo da oggi, la disparità di trattamento che il sistema creditizio ha avuto rispetto al sistema delle imprese è una struttura che in qualche maniera andrà rimessa a posto. Quindi effettivamente il problema c'è stato. È vero però che ritengo più utile capire dove vogliamo andare e capire come si possa arrivarci, sapendo che ci sono stati degli errori, ma sapendo anche, o almeno auspicando, che questi errori non vengano commessi più. Grazie Filippo. Ora ragioniamo di consumo di suolo e ragioniamo anche e soprattutto di produzione agricola del settore primario. Il tema non è irrilevante, perché è vero, siamo puntato la nostra attenzione sul tema della città, sul futuro della città, ma in questo ragionamento la parte, a mio avviso, preponderante anche il tema del territorio e del terreno agricolo, non quello individuato negli strumenti urbanistici. Il tema non è banale, è il territorio dedicato alla produzione agricola e quindi come questo territorio non va abbandonato, va valorizzato e va soprattutto reso va valorizzato per se stesso, non perché non è dedicato. E io su questo chiedo al nostro rappresentante delle associazioni che è insieme, associazioni agricole, di darci il suo punto di vista. Ringrazio dottoressa, che prenda, come si può dire, un bel lancio, nel senso che finalmente quando si parla di ambiente, quando si parla di territorio, quando si parla di salvaguardia di tutto quello che ci circonda, si comincia a parlare anche in termini agricoli. Noi abbiamo apprezzato, diciamo, il lavoro complesso che è stato suggerito dall'ISPRA, soprattutto per un motivo, perché alla fine questo territorio con coloro che parlavano di un'applicazione, di situazione che mi sto prendendo, alla fine sono dei critici, alla fine si comincia a ragionare in termini economici.
perché secondo me una delle cose che noi non abbiamo è il tempo. Io oggi ho sentito parlare diciamo diverse persone prima in termini molto rilassati, molto tranquilli. Secondo me non abbiamo il tempo, non abbiamo più tempo per continuare a difendere il territorio, perché non si può continuare a massacrare il territorio con questo ritmo. L'Unione di Sotto non c'è tempo. E lo dico anche sotto il profilo produttivo, perché sotto il profilo produttivo noi abbiamo un deficit agroalimentare che è spaventoso in Italia. E il deficit agroalimentare in Italia, lo dice uno che fa il tecnico di questa professione come agronomo, non può essere bilanciato, non può essere bilanciato dagli incrementi dei mezzi produttivi oppure dalla, come possiamo dire, dal recupero di determinati terreni che con la produttività non ti lasciano poco più bene. Mi spiace, io mi ero diciamo, preparato una scaletta secondo una certa logica, non è un po' più chiaro che altri, perché mi avete dato parte di quelle parti di quelle in input, che diciamo, devo cercare un attimo di evitare di allargare eccessivamente il ragionamento. Quindi non pensiamo che è possibile compensare quello che si perde a livello di terreno produttivo di allora in Italia per volontà del padremo, del padremo, del padremo, del destino, è una situazione con una quantità di denuncia molto limitata. Dopo abbiamo anche il discorso dell'urbano, del recupero delle periferie e delle scoperte, perché anche lì abbiamo la possibilità di dare alcune indicazioni in merito, proprio anche dal punto di vista della salute, perché sappiamo la città vivi e quant'altro. Non è pensabile ritenere che si possa come possiamo dire, compensare attraverso gli strumenti tecnici che oggi vengono dati all'agronomia quello che viene messo a livello di interventi di realtà. Noi siamo produttori di derrate montane ad altissima intensità, possiamo dire, produttiva, vino, olio, ortofrutta, sono tutte derrate montane che ci consentono di avere un export notevolissimo. Il nostro export alimentare da questo punto di vista è molto importante. Siamo deficitari di quelle produzioni che possono essere a lunga scadenza del tempo, perché non si può fare meno del grano, non si può fare meno del mais, non si può fare meno dei foraggi che vengono prodotti per la scordiamoci di poter fare le stesse cose in Bolivia come in Italia. E lasciamo anche da parte il discorso del rimboschimento che sta andando avanti in maniera praticamente nuova, perché noi negli ultimi decenni abbiamo assistito da una parte a un massacro, passare il termine, del territorio, dall'altra abbiamo assistito a un allargamento dei boschi cosiddetti incontrollati, perché lì i boschi incontrollati producono in determinate situazioni quello che è successo non solo, se ci sarà mancato governo del territorio provviso. Se i posti non vengono controllati e non vengono tenuti sotto controllo, succede questo. Alla prima occasione possibile va tutto a fuoco. Perché va tutto a fuoco? Perché c'è un abbandono del territorio da parte degli agricoltori che non hanno più le condizioni per poter esercitare quel governo del territorio che da secoli è sempre stato per la vedere dell'agricoltore. Quindi sono contento di questa diciamo, impostazione che è stata data dalla lista, ma anche di altra questione tendenziale, che ha cominciato a fare un ragionamento basato su un milione, cioè quanto costa perdere un metro di pianura in termini di produzione agricola, quanto costa perdere un metro di pianura in termini di derrate alimentari. Se noi cominciamo a fare questo ragionamento, continueremo a essere un paese indipendente dall'estero, perché ora secondo me a mio avviso una delle delle carenze, delle mancanze del movimento a favore dell'ambiente del territorio, è stato proprio quella di non riuscire a fare un tipo di discorso complessivo. Io penso che gli agricoltori, le associazioni, tutti quelli che si occupano della produzione primaria, debbano, attraverso, siamo arrivati a un concetto olistico del tema, cioè dove la somma, il totale maggiore della somma delle materie non può. Dobbiamo cominciare a fare un ragionamento tutti quanti insieme, perché poi, man mano che noi
arretriamo verso la cosiddetta città incostituita, ma non ci sappiamo che portate a livello più comune la parte agricola di Comune di Roma, dove noi abbiamo assistito a un vero e proprio chiamiamo disastro ambientale, quello che riguarda la perdita di terreno agricolo, che era uno dei comuni agricoli più importanti d'Europa. Ora, tutte quelle aree che prima accennava i famosi luoghi, ai quali prima accennava l'onorevole Cannavi, come penso sono importantissimi anche per dare delle risposte fra territorio urbano, territorio di confine e territorio di fuori della pianta urbana, per poter dare delle risposte che non sono soltanto legate al recupero di aree che possono essere utilizzate in altro modo, ma sono legate anche a un discorso di salute, perché un albero, un terreno agricolo, un terreno coltivato, è una entità, e questo non lo dice Enrico Fagnini, ma lo dicono i mezzi di ricerca del CNR, è comunque una cosa che ha benefici della salute umana, purifica l'aria, ombreggia, ha una funzione termoregolatrice, aumenta la biodiversità, assorbe il carbonio e inquinanti atmosferici. Ora, noi abbiamo in Roma una serie di problemi legati alle malattie respiratorie. Questo è una cosa importante, quella che ha detto prima il rappresentante del Lanci. Perché noi vogliamo delle città vivibili che siano anche in connessione con il territorio. Secondo me, attraverso un utilizzo di quegli spazi che sono così a confine, non possono essere definiti in una maniera se non attraverso la definizione che l'onorevole molto pertinente di luoghi, noi possiamo fare veramente un'operazione di recupero nei confronti delle condizioni di vita all'interno di queste città. Perché, ripeto, ci sono dei dati scientifici proprio a livello quantitativo, perché non si può parlare soltanto per qualità, bisogna parlare anche per quantità. Vedo quantitativo ci sono delle evidenze scientifiche per questo. Credo che ci sarà un altro giro di tempo, quindi io lascio alcune considerazioni da fare dopo. Dico soltanto una cosa, parlo come rappresentante di organizzazione agricola insieme, è uno dei miei esempi positivi del mondo essenziale, è un coordinamento a cui abbiamo capo con l'agricoltura, Cile, Confederazione di Produttori Agricoli, Copari e ACI, cioè le cooperative italiane. Noi rappresentiamo diciamo un buon 60% dell'area parlamentare italiano. Vorrei fare una battuta semplicemente. Senza la difesa del territorio non c'è difesa dell'agricoltura, senza difesa dell'agricoltura non c'è difesa dell'area alimentare, senza difesa dell'area alimentare noi ritorniamo a un discorso di legge agroalimentare. È un gruppo che si alimenta da solo. E poi questo la parola. Che partono dal basso e che crescono e lievitano perché c'è un'esigenza sociale, perché in questo tema non si può più fare non si può più trattare nei luoghi istituzionali, nelle sedi politiche, negli ambiti tecnici, ma io credo debba diventare un valore condiviso, un valore sentito dai cittadini. E dico questo perché se continuiamo a ragionare solo di contrasto al consumo di suolo, non arriviamo a quella consapevolezza di condividere un obiettivo. Dalle istituzioni all'amministrazione, gli imprenditori, i cittadini, i tecnici, i professionisti. Quindi mi piacerebbe cominciare a parlare di cura del territorio, di prendersi cura del territorio, di cominciare a pensare in maniera olistica e quindi molto, molto più complessa rispetto alle singole tematiche.
pratiche, di cosa vuol dire ragionare del futuro del territorio. La Cassietta di Burgoniana hanno iniziato così, pensando allo strumento urbanistico a Stato Zero. Molte altre realtà istituzionali hanno lavorato su questi temi. E lo sperimentalismo delle regioni, a partire dalla regione toscana, anche il Veneto, siamo con gli effetti dei limiti delle varie identificazioni che stanno procedendo, e il forum Sappiamo un Paesaggio è un'esperienza molto significativa, molto positiva di questo percorso di condivisione di un valore della cura del territorio, della cura del suolo. Chi c'è poco? Eh sì, ha detto bene. Il forum Sappiamo un Paesaggio nasce nel 2011 e eravamo 600 persone in quel contesto, proprio della sinistra di Duraniano, in questo sindaco Domenico Finico era aveva approvato un piano di agricoltura e consumo di suolo, un piccolo comune che però ha dato un segnale molto forte. E devo dire che il segnale più forte che è partito da lì, da quel giorno, quello intorno del 2011, è stato un segnale culturale. Questo lo dico a chiare lettere, perché al di là delle competenze che il forum ha avuto e ha ancora al proprio interno e che attraversano tantissime discipline, quindi io stesso sono un architetto urbanista, devo dire che al di là di questo il ruolo fondamentale che è stato svolto anche da singoli cittadini, da comitati locali, da associazioni che magari si occupavano solo di cittadinanza attiva e che non erano nate dietro al tema del consumo di suolo, devo dire che hanno svolto un ruolo fondamentale dal punto di vista culturale. E quindi se oggi questo tema è all'ordine del giorno di tanti tavoli politici, tecnici, di tante amministrazioni comunali anche virtuose, questo tanto di questo, io lo dico con orgoglio, dipende anche dal movimento che abbiamo messo insieme in quegli anni. Ecco, qui naturalmente mi compete di uscire adesso, diciamo così, dalla parte eminentemente politica della questione per scendere un pochino nella parte propositiva, proprio anche tecnica della proposta di legge che 75 esperti, appunto multidisciplinari, hanno messo insieme, e poi potete trovarla nel sito www.sappiamopaesaggio.it e che, guarda un po', nel 23 di marzo di quest'anno è stata portata come C63 all'attenzione del Parlamento da parte del Movimento 5 Stelle, come sapete. Ecco, è chiaro che questo evento, per noi è stato un evento, potete capirlo, abbastanza clamoroso, no? Nel senso che un pochino ce lo potevamo aspettare, perché nella precedente legislatura già il Movimento aveva dato segnali nella nostra direzione, no? Di essere rigorosi su questo tema. Devo dire che l'EU ha affiancato, diciamo, questo atteggiamento. Però ecco, il fatto di vedere esattamente il testo composto della forma e di trovarselo con Camera dei Deputati in alto stampato, insomma, mi ha fatto una certa impressione. A chi è stato coordinatore del tavolo tecnico nella precedente legislatura, ecco, nel sottoscritto, che è andato in audizione anche al Senato per contestare quella che era la proposta di legge che era uscita dalla Camera. Voglio velocissimamente tracciare un percorso delle questioni fondamentali di questa nostra proposta. Io condivido pienamente quanto ha detto adesso Enrico Fravini poco tempo fa, cioè che noi siamo fuori tempo massimo rispetto a questo tema. Cioè non solo non c'è più tempo, ma già abbiamo sprecato, penso, almeno 10 anni se non di più, e quindi casomai c'è da recuperare,
e recuperare tempo significa, e questo è scritto dentro questa proposta di legge, non solo fermarsi, quindi arresto e non contenimento del consumo di suolo, ma addirittura significa deimpermeabilizzare, togliere, diradare, perché dobbiamo recuperare il suolo. Questo è, mi rendo conto che può essere nota da tanti punti di vista, visto come un atteggiamento, ho sentito la parola questa mattina, talebano, ma in questo a noi ci piace essere talebani, se questo significa essere talebani. Perché io credo che invece i talebani sono quelli che continuano a costruire, noi siamo più moderati, perché noi pensiamo che il suolo sia un bene comune, un bene da salvare. E quindi, siccome è un bene non rinnovabile, siccome lo sentiremo nel tavolo successivo, cui non mi permetto di anticipare ovviamente i contenuti scientifici, è un bene che comporta anche la vitalità del nostro territorio e quindi del nostro paesaggio e quindi degli ecosistemi che ci garantiscono la vita. Ecco, allora, se questo è, come si fa a dire che noi che non vogliamo più del consumo di suolo siamo noi quelli estremisti? Non credo che siano gli altri, cioè quelli che dicono no, continuiamo pure a costruire. Io penso che siamo davvero fuori da ogni logica e non siamo assolutamente saggi. Ecco, non ce lo possiamo permettere. Allora, torno un attimo a questo. I principi fondamentali qui sono d'accordo con la Viviana. Io non potevo parlare stamani, quindi io dico questa sera. Va bene così, c'è lo streaming, quindi io spero che qualcuno ascolta queste parole, ma dicevo, e chiedo scusa agli ascoltatori, dicevo, sono d'accordo con la Viviani che abbiamo già la possibilità di avere degli strumenti che vanno in quella direzione che ho appena auspicato, purché ci mettiamo d'accordo su cose, cioè sui principi e sui valori. Cioè, benissimo innovare gli strumenti, ma purché si parta, e che rimane qui ha detto benissimo, dai vuoti e non dai pieni. Cioè la vitalità del territorio è ormai legata alle reti ecologiche, al suolo libero, che sia agricolo o non agricolo, e qui una battuta. Io sono anche lavoro per voi, da un certo punto di vista, per gli agricoltori come consulente, molto spesso una battuta, devo dire, anche la qualità del suolo è importante, quindi anche voi agricoltori avete una responsabilità enorme sul fatto di non inquinare, di non compattare, di non mettere. Ecco il maggio. Comunque, diciamo che io vedo dei segnali molto importanti che arrivano dalle associazioni, ma c'è molto da fare sui pesticidi, su tutta una serie di questioni che adesso mi porterebbero molto lontano. Cosa voglio dire? Dico una ultimissima cosa che però ritengo fondamentale. Questa legge, per la prima volta, se così passasse questo articolo 5, da cui tengo tantissimo, dice nel momento in cui la legge è in vigore si sospendono i diritti edificatori. Questo è un punto, mi rendo conto, drammatico per alcune situazioni che possono essere destabilizzanti per le amministrazioni, ma abbiamo una letteratura giuridica che ci dice che qualora le aree edificabili non siano state trasformate, e c'è solo dei casi che abbiamo 40 anni, 30 anni, 20 anni, vuol dire che quelle aree possono essere tranquillamente, per motivi di interesse pubblico, retrocesse ad aree agricole. E guardate che io, nella mia attività professionale, sto facendo esattamente questo. Molti comuni addirittura stanno eliminando aree edificabili. Piccolo problema, e qui do ragione a Viviana ancora, non si possono fare queste operazioni di variante a macchia di leopardo, bisogna fare una pianificazione organica, no? E altrimenti ci troviamo dei vuoti, dei buchi di pianificazione e magari lasciamo scoperte delle zone che hanno bisogno di infrastruttura e andiamo, no, a togliere
aree edificabili, così senza sapere cosa andiamo a ricomporre poi in un quadro che diventa davvero complicato mettere insieme. Ecco, ultimissima cosa davvero, Patrizia, articolo 8. L'articolo 8, io sono commosso nel dire questa cosa, perché l'articolo 8 è stato voluto dal vicepresidente emerito di Corte Costituzionale, che qui voglio nominare, Paolo Maddalena, perché ci ha insegnato delle cose fondamentali, anche a me, ignorante urbanista, che queste cose non le avevo così ben acquisite. Articolo 42 della Costituzione. L'utilità sociale, quindi l'obbligo dell'utilità sociale delle trasformazioni. Quindi la pianificazione in capo alle amministrazioni pubbliche, che siano esse di tutti i livelli, regionali, provinciali, comunali, per il bene pubblico, non per il bene privato. Questo è un punto fondamentale. Quindi, se queste previsioni non sono necessarie per il soddisfacimento di bisogni di carattere sociale, queste non vanno eliminate. Punto e a capo. Grazie. È evidente che in questa discussione ci sono dei nodi capi, ed è anche evidente che non bisogna pensare soltanto alla riqualificazione fisica della città. Vale per le periferie, ma vale per le politiche economiche di ripresa dei terreni degradati e agricoli abbandonati, che oggi in questa strategia grande parte ha il tema sociale, quindi la riqualificazione sociale di queste. Perché anche quando parliamo di quote urbane, lì c'è un tema legato soprattutto nelle parti periferiche al tema della sicurezza, al tema delle opportunità di lavoro, al tema della cultura, dell'istruzione. Quindi ecco, questo approccio olistico oggi non possiamo lasciarlo a un altro ragionamento. Una battuta perché siamo fuori tempo e Michele sicuramente ci riprovera, una battuta a Fabrizio. Io volevo tranquillizzare la chiede che dice poco su un punto, che l'agricoltura sicuramente, anche per una questione di scelte a livello europeo, che indirizzeranno verso, possiamo dire, un aspetto più non conservativo, ma di maggiore attenzione nei confronti dell'ambiente, delle politiche ambientali e dell'approccio nei confronti delle attività agricole, sicuramente l'agricoltura va sopra l'olante. Noi non abbiamo tempo per parlare di tutte le questioni legate ai progressi dell'economia, legate ai progressi dell'agricoltura di decisione, eccetera, che riescono attraverso anche il recupero della fertilità dei suoli a contenere tutta una serie di input e o meglio a razionalizzare, perché passate il lavoro politico, non pensiamo di fare così la filosofia, per fare agricoltura che è un'attività economica, bisogna mettere all'interno degli input di tipo produttivo. Poi se io esagero posso rovinare il tipo di ambiente, se io lo faccio in maniera razionale, rispettando anche la mia tasca, perché stiamo parlando comunque di risorse economiche, però qui riesco a fare tutte le cose, cioè mantenere l'ambiente in ottime condizioni e nello stesso tempo evitare di fare anche quelle che ci sono così tanto, soprattutto per gli agricoltori. Grazie. Sì, la battuta parto da quello che diceva Luisa Caimani, conta il progetto, tutto ciò che serve, conta decidere una volta per tutto il consumo di suolo. Noi non siamo per le alchimie quantitative, per la progressiva riduzione, se è zero è zero,
il saldo positivo significa sapere progettare nella città esistente, mi permetto di dire ci vogliono le risorse e gli strumenti, perché la rendita una cattiva, per poter essere un cattivo, se mi scusate questa battuta, si riorganizza anche nella città esistente e fa muro. Quindi ci vogliono gli strumenti e le risorse, soprattutto per l'azione pubblica, per poter promuovere gli interventi. E poi il coraggio di demolire, costruire, sostituire, progettare, e mi permette di dire attenzione al costruire sul costruito, perché noi non conosciamo niente dei nostri edifici e quindi prima di metterli sopra qualche altro piano e vederli crollare è meglio buttare giù e ricostruire, fare un buon progetto e soprattutto appunto riprogettare la città pubblica con sistemi nuovi che non ci facciano più distinguere tra verde e grigio. Grazie Silvia, grazie. Quindi una bellissima battuta. Ok, grazie, grazie. E chiudo una battuta riprendendo una cosa che ha detto Silvia al volo. Un progetto così importante per il futuro del paese non si fa senza risorse. E non può essere soltanto la leva fiscale, non può essere solo la leva fiscale a trainare questo grande motore della rigenerazione delle città e dei territori. Quindi anche la mano del pubblico bisogna pensare, noi lo diciamo sempre. Non si fa politica abitativa senza nuovamente l'intervento del pubblico, a maggior ragione non si progettano strategie di così grande respiro senza un intervento e un ruolo dell'autorevolezza del pubblico. Grazie, vi lascio la parola a Paolo Genesi.